Nello spazio espositivo del Fabbro di Arco, in concomitanza con Expo Riva Hotel, si è tenuta l'innovativa serata dal nome Design Drink Food, un'unione di buon cibo, passione per le materie prime e amore per l'arredamento. Per la realizzazione dell'evento hanno collaborato, oltre al raffinato negozio di design, l'azienda agricola e fruticoltura Armanini, la Planet Bevande e il ristorante Gallo Cedrone di Madonna di Campiglio. Protagonista indiscusso, lo chef stellato Sabino Fortunato, che ha sorpreso i palati dei 150 partecipanti con una mousse di casolette fieno, passando per l'astice al burro di Normandia, allo speck di trote, allo storione alpino mugo, stracciatella e prataioli, fino alle ostriche, al risotto ai pistacchi, alla zuppetta di mare, pendolo e crostone. Attorno al tavolo in legno realizzato con le assi delle secolari briccole veneziane, un pezzo unico di design, si è ritrovata l'imprenditoria locale, professionisti, food blogger e cariche istituzionali per parlare di ospitalità trentina e non solo. Design Drink Food è l'incontro di quattro aziende differenti del territorio, però con un unico messaggio da trasmettere: l'emozione e la passione nel proprio lavoro, tramite la ricerca del dettaglio che abbiamo voluto far capire ai nostri ospiti. Abbiamo creato questo evento per trasmettere un modo diverso di fare accoglienza e di stare insieme. Cosa significa per la Trotticoltura Armanini essere presente a questo evento? Presente ideatore è un pregio, cioè veramente una cosa particolare, perché comunque siamo riusciti a unire degli sforzi, a unire delle aziende completamente che fanno dei prodotti completamente diversi e a dare un significato a questo. Quindi è un obiettivo veramente importante che abbiamo raggiunto, vista la soddisfazione che hanno avuto, che ci dicono tutte le persone che hanno partecipato a questo evento. Riuscire a coniugare il cibo, il food e il design, ok, cibo e food si coniugano normalmente, però addirittura col design, con uno showroom, vuol dire portare il livello della concezione di cibo, di design e di tutto a un livello molto alto. È una concezione di un modo di fare le cose. Di qua non esce tanto Armanini, Planet Bevande, Del Fabbro o Gallo Cedrone, esce un modo di fare le cose. Poi questo modo può essere interpretato anche da un'azienda che fa software, vuol dire distinguersi, perché noi abbiamo iniziato cercando di distinguersi dagli altri, cercando di dare un'idea diversa per fare vedere che siamo diversi nella concezione del nostro lavoro. Vogliamo far passare le emozioni che abbiamo avuto noi, perché è più di un mese che stiamo lavorando a questo giorno dopo giorno. L'idea era fare una cosa diversa, una cosa che non c'era mai stata, e in quel momento è entrata Paola del Fabbro e gli abbiamo detto: Paola, siediti che abbiamo un'idea giusta per noi. E a quel punto abbiamo cominciato a parlare, tanti messaggi, tante ore, abbiamo avuto anche problemi familiari in realtà per la gestione di questo evento, ma siamo contentissimi. È nato tutto da un'amicizia, da una partnership, da il voler fare una cosa diversa insieme. Ci piace il concetto diverso, il concetto insieme. Abbiamo fatto una grande teamwork con Del Fabbro, con Armanini, noi Planet Bevande, siamo stati con i nostri partner che sono tanti. Sicuramente ci riproveremo a fare qualcosa. Il significato della partecipazione di un ristorante importante come il suo a un evento di incontro fra quattro aziende diverse? Prima di tutto mi ha conquistato il grande entusiasmo che c'era tra le persone che hanno organizzato questa iniziativa, e quindi mi sono messo in gioco molto volentieri, perché è un tipo di attività nella quale credo molto. Il mio ristorante, da quando ho aperto una decina d'anni fa, ha organizzato più di 400 serate di degustazioni, presentazioni di prodotti, presentazioni di libri, e quindi mi sono trovato subito a mio agio con questi ragazzi giovani, intraprendenti, con molta voglia di mettersi in gioco, di proporre anche in un'area come questa cose nuove che magari siamo più abituati a vedere nelle grandi città come Milano, in occasione di eventi, di attività
legati a fiere piuttosto che a saloni o attività, diciamo, di relazione con clienti e con ospiti. Un modo nuovo perché esce un po' dagli schemi della pubblicità o della comunicazione tradizionale, più sottile, più elegante e che mira a, diciamo, presentare in maniera originale, in maniera particolare i nostri prodotti, che siano quelli delle aziende nostre fornitrici, quindi i produttori e i distributori di bevande, di pesce o di altre cose come il cioccolato, che vedremo tra poco, e allo stesso modo anche di far conoscere la nostra ristorazione di qualità, che è molto, diciamo, molto conosciuta e apprezzata dagli ospiti stranieri e dai turisti, e magari stenta un po' di più a entrare nelle logiche del mercato interno della nostra regione.